Scuola del Cerchio Firenze 77. Il fenomeno medianico del Cerchio Firenze 77. A cura di Loreno Landi. Edizioni Mediterranee. Fra gli amici del gruppo avevo conosciuto più da vicino, intimamente, un signore anziano che abitava nel mio stesso quartiere. Trascorrevamo ore piacevoli e interessanti insieme, conversando da buoni amici. Ci trovavamo in perfetto accordo su alcuni temi, su altri un po' meno. Era ormai questo pover'uomo, pieno di anni e di acciacchi. Zoppicava vistosamente, il suo passo, claudicante del tutto personale, lo riconoscevamo a distanza. Aveva frequenti e improvvisi colpi di tosse tenace. Lui stesso, con molta e buona filosofia, era consapevole della sua fine imminente. «La strada del tempo mi sta portando alla meta», diceva, ma lui aveva fede nella sopravvivenza, sia nella sua esistenza che di quella di tutti gli altri. Credeva nell'immortalità dell'anima. Da trapassato, non amava dire morto, farò il possibile per tornare a farvi visita in una delle nostre sedute. Puntuale, come sa essere la morte, poco dopo lo prese con sé. Partecipai al funerale e mentre ne seguivo il feretro, a passo lento e a capochino, pensavo a cosa avrebbe fatto il mio amico e se veramente sarebbe riuscito a farsi udire nel corso di una di quelle sedute medianiche che lui amava tanto. Pure da morti, gli uomini onesti riescono a mantenere la parola data. Riudii la sua voce, parlava questa volta servendosi delle corde vocali del medium sprofondato nella trance. Quanto andava dicendo era coerente con quanto aveva sostenuto in vita, era come continuare una nostra conversazione da buoni amici. Poi il medium, ancora in trance, si alzò e prese a camminare per la stanza. Si avvicinò a uno dei presenti salutandolo, si avvicinò a un altro e pronunciò una frase che lo riguardava personalmente. Infine fu davanti alla mia sedia e toccandomi sulla spalla disse: «Hai visto che non ho imparato a camminare bene nemmeno da questa parte?» Infatti avevo subito riconosciuto il suo passo claudicante e poi, prima di tornare nel silenzio dell'aldilà, ebbe un colpo di tosse. Della sua personalissima tosse. Salutò, quindi sorridendo, presenti ed assenti, e aggiunse con ironia: «Pure tutti quelli che non credono nella sopravvivenza».